Benvenuti all'altra campana. Oggi ospite a Teleblu Francesco Di Lernia, direttore del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. A lui do il benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno a tutti. Direttore, iniziamo con una pagina che ho preso da un sito internet che la riguarda. Guardiamola insieme. È un organo nella home page, perché lei è un organista, questo è il suo sito internet. Lei è un organista di fama, oltre che direttore del conservatorio. Ma c'è ancora spazio, nella musica, nel mondo del lavoro per la musica? È un settore in crisi, innanzitutto. Beh, secondo me è un settore in controtendenza, perché questo lo verifichiamo anche quando noi dobbiamo organizzare dei grossi eventi al conservatorio. È difficile trovare giovani liberi e disponibili, perché è segno che nel campo della musica c'è ancora molto spazio. Il mercato non è un mercato solo cittadino, provinciale o regionale, perché è un mercato globale. E quindi si immagini tutte le attività artistiche che vengono realizzate in tutto il mondo. Quindi noi col Conservatorio non facciamo altro che fornire gli strumenti necessari ai musicisti per affrontare la realtà Ma lei mi globale. diceva che quando deve organizzare un'orchestra sinfonica chiede un po' ai vari musicisti e uno il martedì è impegnato, uno il mercoledì è impegnato, uno il giovedì, cioè praticamente vanno a ruba, questo è quello Certo, che capiamo. vanno a Aruba perché c'è tantissima concertistica tra le varie associazioni, i vari enti, quindi c'è un mercato, un indotto che raccoglie i frutti di chi ha studiato. Questo a noi non può fare altro che piacere. È una città Foggia dove si produce cultura, secondo lei? Beh, è una città particolare che prima di tutto bisogna amare, e poi è una città che produce cultura su tutti i livelli, perché le potenzialità, grandi potenzialità ci sono. Certo, è una città anche abbastanza in difficoltà da certi punti di vista, questo lo possiamo riscontrare anche con le classifiche, i risultati Anche se un po' in che classifica si è alzato, diciamo. Siamo migliorati, siamo migliorati. Quindi, però è una città che freme, ci sono tantissime attività, sia nel campo Ma secondo lei il dell'arte. fatto che ci sia il teatro ancora chiuso ormai da oltre 6 anni sta condizionando questo fatto la vita culturale della città? Beh, guardi, io credo che il teatro è la storia, il Teatro Giordano è la storia della nostra città. Cioè non si può, è una cosa inscindibile. Quindi è chiaro che in un teatro chiuso rappresenta un po' una spina nel fianco, anche perché un teatro è la culla della coscienza critica di un popolo. E lavora insieme alla formazione di queste coscienze, insieme a tutto il sistema educativo. In questi anni il Teatro del Fuoco ha svolto un'azione La stampella, diciamo la così. stampella, perché è diventato un contenitore a pieno regime di tutte le attività che si potrebbero svolgere anche in altri contenitori. Però è chiaro che il teatro ci manca anche a noi come conservatorio, perché io vedo le realtà di altri comuni e il conservatorio è sempre in prima linea nella coproduzione di eventi insieme alle amministrazioni comunali, e quindi noi siamo sempre i Insomma, diciamo primi che candidati. fremete, non vedete Fremiamo, l'ora, non vediamo giusto? l'ora di utilizzare questo spazio che ci appartiene, appartiene a tutti quanti i foggiani. Allora, andiamo sul sito internet di Teleblu, teleblu.tv, dove da giorni ormai c'è la notizia dei 750.000 euro per ristrutturare il conservatorio Umberto Giordano. Quindi entriamo in quello che è il suo habitat, diciamo così. Certo. Questi soldi, lei diceva, già c'erano? Sì, adesso sono stati via via implementati e adesso abbiamo raggiunto la somma necessaria per poter effettuare tutte le operazioni di gara e per poter affidare i lavori. Quindi la competenza spetta al competente ufficio della provincia, che adesso ha provveduto a Ci sarà un pubblicare nuovo il bando. auditorium, soprattutto, Ci sarà giusto? un auditorium agibile. È uno spazio che ritorna al conservatorio e alla città, anche perché noi ci troveremo anche in prima linea a dover a dare la possibilità di utilizzare questo spazio anche con operazioni conto terzi.
Più di 150 docenti, un migliaio e più di iscritti, tantissimi hanno fatto fortuna in quello che lei diceva è un mondo, quello della musica, che sta è meno in crisi rispetto ad altri settori. Ma qual è la ricetta, Vincente? Guardi, io ho l'esperienza di direzione di questi 2 anni, è una bellissima esperienza, è sicuramente un percorso perché un musicista non fa altro che traghettare tutto ciò che è stato fatto prima e bene e per consegnarlo al prossimo direttore del conservatorio. Guardi, il materiale umano che noi abbiamo in provincia è di altissimo livello, questo lo riscontriamo quando i grandi maestri passano dal conservatorio a svolgere delle masterclass e dei seminari e ci dicono: voi a Foggia avete una bellissima realtà, dei giovani molto dotati, quindi avete una responsabilità enorme verso di loro. Questi talenti fanno da traino e creano una specie di spirale virtuosa all'interno dell'istituto e si creano, oltre a rapporti di amicizia e rapporti artistici che poi continuano nel tempo, e fanno del conservatorio una realtà sana, dove oltre a studiare la musica si impara l'arte del vivere, del rispetto e della solidarietà. Allora, è da poco stata pubblicata la notizia del nuovo invece presidente del conservatorio Romanelli, il maestro Romanelli, che è umbrese. Qualcuno, soprattutto sui social network, dobbiamo dirlo, ha iniziato a chiacchierare dicendo: ma come mai umbarese alla presidenza del CDA del conservatorio, perché non un foggiano? Diciamo che voi fornite una terna di nomi. Allora, funziona così da un punto di vista normativo. Il Consiglio Accademico fornisce al Ministro una terna di nominativi e il Ministro in tutta libertà decide quale dei 3 candidati scegliere per la presidenza del triennio. È chiaro che il Ministro si basa anche sui curriculum dei candidati e il Dottor Romanelli, essendo stato un critico musicale ormai da tantissimi anni, ha scritto per il Corriere del Mezzogiorno, ha pubblicato libri su Bruckner, su Schumann, quindi è una personalità competente, diciamo, nel settore specifico. Il Ministro ha fatto la sua scelta e noi naturalmente la rispettiamo. La domanda da 100 milioni di dollari, come direbbe qualcuno, non le sembra che giudicare i curricula di 3 diverse personalità possa in parte già segnare la strada probabilmente di uno di loro? Cioè, magari se venisse presentato al Ministero, presentata l'ipotesi di un personaggio X rispetto a Y, magari con curricula totalmente diversi, non andrebbe già, secondo lei, a segnare un po' il percorso di uno? Noi abbiamo il dovere di segnalare personalità diverse. La storia ci insegna che anche in altri conservatori il Ministro ha fatto altre scelte, evidentemente da altre logiche territoriali che preferivano una persona al posto di un'altra. Io però vado oltre, perché noi musicisti non siamo abituati a ragionare nell'ottica del campanilismo, cioè noi rivolgiamo a una realtà globale, quindi interpretare questo atto come sotto una forma di campanilismo la vedo molto provinciale, nel senso, noi siamo stati io sono felicissimo, noi siamo tutti felici quando abbiamo visto il maestro Riccardo Muti, che è un pugliese, diventare direttore artistico del Teatro alla Scala. Non per questo i milanesi si sono sentiti defraudati. Il pettegolezzo è quello che corre sul web. Però a noi ci fa piacere, perché se si parla del conservatorio va bene, perché basta parlarne, perché noi siamo una realtà viva e in quanto realtà viva bisogna parlarne. Allora, tornando in questa realtà viva, lei è un organista, ma ce ne sono tanti gli organisti, o rispetto ai pianisti, a chi suona il sax, ce ne sono un po' di meno? Guardi, io penso che sotto questo profilo un folle che decida di suonare l'organo ogni tanto nasce. Quindi, nel 62 sono nato io, sono rimasto folgorato da un giorno guardando e ascoltando un concerto d'organo e mi sono talmente appassionato a questo strumento che poi è diventato praticamente il mio mestiere.
È chiaro che oggi non esiste più il mestiere dell'organista, quello di una volta, quando c'era la cappella musicale, anche perché i paesi di area mediterranea hanno diciamo, da un punto di vista dell'organizzazione liturgica, hanno eliminato questa figura professionale. Quindi perché questo? Perché è un'analisi storica da fare, perché quando è nato il melodramma, la gente in Italia voleva vedere la musica, non la voleva solo sentire. Allora hanno abbandonato le chiese dove si faceva la musica per andare nel teatro. In quel periodo, in questo periodo di transizione, gli organisti facevano di tutto per riportare le persone in chiesa, componevano della musica sullo stile del melodramma, però poi naturalmente il mercato ha portato il popolo latino ad andare verso il teatro, perché lì ci si divertiva di più. Però devo riscontrare che l'organo e l'organista continua a riscuotere successo, perché quando si celebrano matrimoni, una delle costanti che non deve mai mancare è l'organista. Non so se lei, se mi dà ragione o meno. Sì, però anche questo è da differenziare nelle diverse aree geografiche, perché naturalmente da noi questo è un aspetto che curano quasi maggiormente i dilettanti del mestiere. Vabbè, certo, rispetto ai professionisti. Ai professionisti che si dedicano più al concertismo. Il concertismo nel sud non è dal punto di vista organistico diciamo un campo molto sviluppato, e quindi la nostra attività si sviluppa più all'estero, e in alcune fasce di quindi diciamo che chi vuol suonare l'organo deve mettere in preventivo che la valigia deve essere pronta e viaggiare. Lei ha viaggiato tantissimo. Io ho viaggiato tantissimo dopo gli studi fatti a Foggia, sono partito in Germania, sono tornato dopo 8 anni di. E quindi la mia sfida è quella, portare il bello che ho visto lì, quello che continuo a vedere sostanzialmente, anche per dare un contributo al miglioramento di tutta l'assetto dell'organizzazione. Visto che abbiamo parlato di organo, uno dei più belli strumenti di questo tipo è quello nella cattedrale di Foggia, presto verrà rimosso perché ci sarà, lo ricordiamo, un nuovo organo. Ma ce ne sono altri? Possiamo suggerire a qualcuno magari che ci segue da casa, che è curioso? Allora, ci sono gli organi, ci sono tantissimi organi storici. In effetti io ho ancora un sogno nel cassetto che lascio anche per il mio periodo di pensione. Cioè la provincia di Foggia è una di quelle poche province che non hanno ancora realmente censito con una bella pubblicazione tutti gli organi storici che ci sono nelle campagne, nelle chiese, che ancora sono rimasti lì in cantoria. A volte li vediamo come pezzi, pensiamo siano dei pezzi di legno inanimati, però sono degli organi che potrebbero essere restaurati e hanno una storia dietro, e la cosa più bella è riconoscere a questo territorio, anche sotto questo profilo, la sua importanza, anche perché questa era una periferia del Regno di Napoli. In quanto tale avevamo tanti organari di estrazione di scuola napoletana che costruivano nel 700 e nell'800. Da queste parti non c'è più nessuno che restaura organi? No, quasi, ci sono piccole botteghe che restaurano strumenti storici, però le ditte costruttrici di grossi strumenti sono la maggior parte tutti quanti al nord. Anche in Germania credo, molti. Anche in Germania, questi. Anche il nuovo organo della cattedrale che arriverà, che sarà donato dalla Fondazione Siniscalco Ceci, sarà collocato a basamento ed è costruito dalla ditta Zanin di Codroipo, che è la stessa ditta che ha costruito il nostro organo da studio che è in conservatorio. Siamo quasi in chiusura, però manca poco al Natale. Cosa c'è in programma, che note ascolteremo sotto Natale? Allora, in programma abbiamo il 16 dicembre all'Aula Magna dell'Università alle 20:30 l'inaugurazione dell'anno accademico con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Marco Angius, un nuovo acquisto possiamo dire del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, professore di direzione d'orchestra e personalità eminente anche in campo internazionale, quindi dirigerà la Nona Sinfonia di Schubert e il Trittico Botticelliano di Respighi, quindi aspettiamo tutti quanti all'Aula Magna dell'Auditorio, 16 dicembre, è una coproduzione con l'Università di Foggia. E poi è una manifestazione
probabilmente di Natale, non voglio anticipare nulla, e poi una bella manifestazione il 10 di gennaio, presentiamo i nostri due volumi che abbiamo redatto durante lo scorso anno da Ubic con anche una sorpresa musicale a Piazza Giordano. Ok, grazie mille per questa informazione, noi seguiremo come sempre tutto ciò che ruota anche intorno al mondo della cultura. Io devo ringraziare il direttore del Conservatorio di Foggia, Francesco Di Lernia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Arrivederci.